Vaccini anti-Covid, accesso libero negli hub fino a domani per gli over 80, oggi quasi 1000 nuovi casi in Toscana. Da RSA Santa Caterina di Riccio, di nuovo Covid free, riprese le visite grazie alla stanza degli abbracci. Si scontra con un'auto mentre guida un monopattino in Viale della Repubblica, trasportato in codice rosso al Santo Stefano. Mercato immobiliare, compravendite diminuite dell'11% a causa delle restrizioni, si cercano case con spazi esterni. Una buona giornata dalla nostra redazione, ben trovati a nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Campagna di vaccinazione degli over 80, la regione toscana ha previsto per oggi e domani due giornate di accesso libero nei centri vaccinali. E vediamo quindi com'è andata questa mattina al centro Pegaso nel servizio di Giulia Ghizzani. Due giorni di libero accesso, quindi senza prenotazione, nei vari hub vaccinali delle aziende sanitarie. E questa è la possibilità che la Regione Toscana ha riconosciuto a tutti gli over 80 che per vari motivi non siano ancora stati immunizzati. Oggi e domani libero accesso anche qui al centro Pegaso di via Galcianese. Sono circa una decina gli anziani che si sono presentati per ricevere il siero. Abbiamo sentito alcune delle loro testimonianze. Abbiamo saputo da TV Prato. Ieri, che oggi e domani, senza bisogno di prenotazione, per gli over 80, nel caso mio, posso fare il vaccino. Quindi ha deciso di sfruttare subito questa occasione? Sì, naturalmente. Evitare portare, controportare, di cui io non sono tanto preparato, io personalmente. È contento di potersi vaccinare oggi? Contento, per forza. Le motivazioni sono tante. La paura, la preoccupazione, l'età è... Non è che siamo costretti a farlo, perché giustamente uno pensa al futuro. Signora, lei è un over 80, si è presentata senza appuntamento questa mattina. Sì, allora ti spiego una cosa. Io, scusi, avevo rinunciato, volevo aspettare dell'altro perché avevo paura. E allora non sono venuta a farlo il primo. Ora mi sono decisa perché pigia, vai, sono venuta. È contento di fare il vaccino? Importante. Ma speriamo faccia bene. Importante è, sarebbe, speriamo che funzioni. Lei sperava di potersi vaccinare questa mattina, invece purtroppo per un dato anagrafico non sarà possibile. Non sarà possibile. Lei compirà 80 anni, mi diceva il 3 maggio. Il 3 di maggio, però gliel'hanno chiesto ai dottori su e hanno detto di no, che devo aspettare di finire gli 80 anni. Va bene, mi segnerò nel portale e poi guarderò. E intanto oggi in Toscana si registrano 936 nuovi casi di positività al Covid su oltre 25.000 test eseguiti. Il dato dei contagi è superiore a ieri, quando erano stati censiti 644 nuovi positivi, anche se con oltre 2.000 tamponi in meno rispetto alla giornata odierna. Di conseguenza, a livello regionale, il tasso dei nuovi positivi subisce un incremento, passando dal 2,8% di ieri al 3,7% di oggi. L'RSA Santa Caterina de Ricci è di nuovo Covid free, sono riprese le attività per i 79 ospiti ed è stata allestita anche la stanza degli abbracci per l'incontro tra le famiglie e gli ospiti. Vediamo. L'RSA più istituto Santa Caterina de Ricci è Covid free. La struttura di via San Vincenzo, dove lo scorso gennaio si era sviluppato un focolaio che aveva colpito la quasi totalità degli ospiti e numerosi operatori, ha infatti finito la quarantena e adesso è autorizzata anche ad accogliere nuovi ospiti. È stata dura, è stata provante, è stata una dura battaglia. Per fortuna la situazione adesso è tornata alla normalità. Abbiamo potuto riaprire i battenti anche a nuovi utenti. Quindi siamo disponibili ad accogliere degli anziani e la cosa ci rende felici perché la situazione è stata veramente dura, è stata difficile. Il personale e gli anziani sono stati veramente provati da questa situazione, però per fortuna adesso stiamo veramente vedendo la luce in fondo al tunnel. Per i 79 ospiti sono così finalmente riprese le normali attività legate all'animazione, ovviamente in tutta sicurezza. Nella struttura non ci sono più reparti Covid, sono di nuovo operativi gli spazi per il teatro e le attività di socializzazione e si è tornati a celebrare la messa domenicale. Presto sarà possibile anche riprendere i servizi di parrucchiere e podologo. Piano piano la situazione sta dunque tornando alla normalità, per il personale sono in corso di completamento le vaccinazioni che saranno programmate anche per gli ospiti, tutti negativizzati.
Altra grande novità è da poco entrata in funzione la stanza degli abbracci. Allora, Ciccio, che mi dici? È una conoscente da tanto tempo e la conoscevamo quando mio marito era volontario alla Croce d'Oro. E quindi andava a fare i servizi e l'abbiamo conosciuta in quella maniera e abbiamo continuato con l'amicizia. La stanza degli abbracci è stata una grande novità, oramai era già in ponte da fine dicembre, quindi doveva essere già attivata e sarebbe stata attivata già dai primi giorni dell'anno, però purtroppo poi c'è stato il Covid e quindi l'abbiamo rimandato, però adesso è a pieno regime, tutti gli appuntamenti sono pieni, i familiari sono felicissimi di questa cosa, ho visto tanta emozione, veramente tanta, perché poter riabbracciare, poter vedere, poter toccare finalmente di nuovo, dare una carezza a un familiare che è un anno oramai che non viene più visto e visitato, è veramente una emozione che tocca il cuore. Al momento la stanza, costruita con le risorse della ASL Toscana Centro, ospita 5 appuntamenti giornalieri per l'incontro tra famiglie e residenti. È il massimo consentito, visto che dopo ogni abbraccio è necessaria mezz'ora di intervallo per la completa sanificazione. Un 26enne è rimasto ferito in maniera seria dopo un incidente in monopattino. L'episodio è successo ieri sera verso le 20:30 alla rotonda tra Viale della Repubblica e Via Catani. Il giovane stava percorrendo sul mezzo a due ruote quando si è scontrato con un'auto condotta da un'anziana. Soccorso dal personale del 118 è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per ricostruire la dinamica dei fatti. Anche il mercato immobiliare ha risentito dell'effetto della pandemia. Lo scorso anno a Prato le compravendite hanno infatti subito una riduzione dell'11%. Sempre più gettonate le abitazioni con spazi esterni a causa delle restrizioni anti-Covid. Ce ne parla Marco Manzo. Nell'anno della pandemia le compravendite immobiliari in Italia hanno fatto registrare un meno 7,7% rispetto al 2019, un dato positivo rispetto alle previsioni, si ipotizzavano infatti cali del 20-25% e con un trend in netta risalita nella seconda parte dell'anno. A Prato in particolare il calo è stato leggermente maggiore rispetto alla media italiana, unendo città e provincia si è registrato un meno 11,4% di compravendite. Sono i numeri che emergono dall'analisi del mercato immobiliare effettuata da Mediatori Group. Come l'anno scorso il profilo di chi compra casa è quello di un impiegato o lavoratore dipendente con un nucleo familiare di 3 persone, un'età compresa fra i 35 e i 44 anni. Cambia leggermente invece il profilo dei venditori, l'età media aumenta attestandosi sulla fascia dei 55 anni in su. Chi vende casa a Prato è prevalentemente pensionato e ha un nucleo familiare composto da 3 persone. Rispetto al 2019 le richieste di immobili hanno fatto registrare un lieve calo della disponibilità di spesa nelle fasce più alte. Rimane però rilevante il numero di acquirenti con relativa facilità di acquisto. Più di un terzo dichiara di comprare in contanti o per investimento, segno che chi ha disponibilità cerca comunque di approfittare del momento favorevole. Per quanto riguarda le tipologie di immobili più ricercate emergono nette differenze in confronto al 2019. A prevalere sono gli immobili indipendenti, mentre è calata la domanda di appartamenti. A causa delle restrizioni e lockdown sono quindi aumentate le richieste di soluzioni con spazi esterni o giardini. L'offerta sembra aver seguito cambiamenti della domanda durante l'anno. Anche tra gli immobili in vendita aumentano le soluzioni indipendenti e diminuiscono, pur restando in maggioranza, gli appartamenti. Venendo ai prezzi per zona, Castellina e La Pietà restano le più care con 3.500 euro al metro quadro, seguono Galceti, Villa Fiorita, Figline e La Querce con 3.000. Le più economiche sono Maliseti, Narnali, Viaccia, Chiesonovo, Aiolo, Casale e Tavola con 2.400 euro al metro quadro. Per quanto riguarda gli affitti, la domanda di immobili in locazione a Prato presenta una prevalenza degli appartamenti in piccolo complesso, ma anche in questo caso un 20% di richieste relativo a soluzioni indipendenti. Venendo al costo medio per prendere in affitto un monolocale servono 450 euro, 550 per un bilocale. È morto improvvisamente per un malore che lo ha colto mentre si trovava al lavoro l'architetto Cristiano Zani, 58enne, era originario di Genova ma da anni viveva a Prato con la moglie e i figli. Zani era noto in città per la sua professione e per essere uno dei componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione San Niccolò. La notizia della sua morte si è diffusa ieri sera grazie ad un post di commiato scritto dall'amico Guido Giovannelli, presidente della Fondazione. I due erano entrati insieme 5 anni fa nel CDA della Scuola Paritaria, impegnandosi fin da subito nel rilancio dello storico conservatorio. Quando nel marzo del 2015 una porzione delle antiche mura di San Niccolò crollò a causa dell'ondata di vento che si abbatté su Prato, Zani si occupò del progetto di ristrutturazione e guidò il cantiere dei lavori.
Sono i nostri segni particolari, macchie e nei che in qualche modo sono parte di noi e altre volte invece sono un problema da affrontare. Se ne è parlato questa settimana in Salute, la trasmissione di Medicina e Benessere è andata in onda ieri sera. Ospite la dottoressa Carla Sanesi, specialista in dermatologia. Dottoressa, la pelle è un indicatore del nostro stato di salute, ma allora quelle macchie e quei nei significa che siamo malati? Non necessariamente. Intanto qui parliamo di alcuni tipi di macchie, Stiamo parlando delle macchie che hanno un colore marrone, beige, nerastro, che vengono sulla nostra pelle. In realtà noi quando parliamo, noi dermatologi, quando parliamo di macchie, diamo a questo termine un significato molto più ampio. Anche le macchie rosse esistono, Sono altri tipi di macchie. Oggi ci vogliamo concentrare invece su quelle macchie di colorito beige, marrone, bruno, nerastre che vengono sulla pelle col passare degli anni, diciamo così. Possono essere presenti già anche a 20 anni, come possono comparire a 40 anni, dipende anche qui dal tipo di pelle che si eredita, da quanto e come ci si espone al sole. Tanti, come sempre, i temi affrontati nel corso della trasmissione curata e condotta da Marilena Chiti. Per rivedere la puntata di In Salute, l'appuntamento è per questa sera alle 23.30 su questo canale. È stato pubblicato l'avviso per l'assegnazione del contributo pacchetto scuola anno scolastico 2020-2021. Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì prossimo ed entro le ore 17 del 31 di maggio. Tutte le informazioni e i requisiti per accedere al contributo sono reperibili sul sito del Comune di Prato oppure contattando l'URP Multiente. E passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio LAMMA. Un caro saluto e bentrovati. Un po' più di variabilità nella giornata odierna per l'arrivo di questa perturbazione che possiamo vedere anche dal satellite. Porterà qualche nuvola e qualche precipitazione più probabile sulle zone più centro-meridionali tra la serata e la notte. Lo vediamo però in dettaglio nella grafica dove abbiamo indicato appunto una nuvolosità in aumento nel corso della giornata fino a diventare piuttosto compatta nel pomeriggio e in serata, soprattutto lungo la fascia costiera. Saranno possibili deboli precipitazioni sull'arcipelago e più in generale sulla provincia di Grosseto in nottata. I venti per oggi saranno di scirocco, le temperature in leggero aumento o stazionario con valori fino a 15, localmente 18 gradi. La giornata di domani e giovedì poi vedrà inizialmente un tempo ancora variabile in mattinata con le residue precipitazioni, ma dal pomeriggio avanzeranno schiarite via via più ampie a partire dalle zone più settentrionali. Per domani i venti saranno orientali, in generale deboli, le temperature in deciso aumento, le minime della mattina con valori attorno ai 10 gradi, stazionare o anche in leggero aumento le massime del pomeriggio. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, augurandovi una buona giornata. E questa era l'ultima notizia. L'informazione di TV Prato torna questa sera alle 20.30. Vi ricordiamo inoltre alle 17 in diretta dal Santuario di Santa Maria della Pietà la recita del Rosario e a seguire la Santa Messa. Grazie per averci seguito e arrivederci.